Buonasera e benvenuti in questa nuova parte di Marvel's Guardiani della Galassia. Io sono sempre Glacial Sphere ed oggi Gamora giocheremo Zemwalt, probabilmente il vuoi allenarti capitolo nelle tecniche 14. corpo a corpo? Allora, i dialoghi che ho Sono fatto strano, nello hanno scorso ungine episodio non fenomeni. si sono Mi ci sto salvati perché questo gioco ha abituando. un Ne abbiamo problemino con i fatta di strada salvataggi. da Ok, strega io ho avviato il omicida. gioco Non non era così avviando che mi direttamente chiamavi il durante la tua salvataggio missione con che la avevo squadra? fatto. E mi ha Credimi, avviato l'autosalvataggio amico, temevo che ha che avessi sovrascritto il sprecato salvataggio che il avevo tuo fatto. potere. Non ho Insomma, capito perché avessi un assunto po', brutta l'assassina questa per un cosa. contratto di I potere. dialoghi che vedete qui li abbiamo già Davvero? fatti tutti nello Pensavi scorso solo alla episodio, quindi magia? se volete Anche la andate a vederli seduzione nello era scorso episodio, alla un'opzione. fine dello Davanti scorso al nulla episodio. perde la forza Io sua. adesso cercherò di fare la missione Davvero? Se principale, ricordo ok? bene, ha passato Vediamo un gran po' parte di se quella posso andare voce qui. pippando con le cameriere. Ok, chi non Ok, risica? vai. Ah. No, Nel aspetta. frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi Arrivano i piace, guardiani della di galassia. commentare e Adesso di iscrivervi vomito. al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Vi ricordo inoltre che questo gameplay è registrato interamente in 4K a 60 fps su PC con grafica ad ultra e con ray tracing attivo. Esatto, E capitolo siamo 14, tornati! tra le fiamme. Déjà vu. È una mia impressione o la flotta è grande il doppio? Errato, sarà tre volte tanto. È la più grande che abbia mai visto. E adesso? Niente luci, motori spenti e aspettiamo che Lady Albender si faccia viva. Siamo sicuri che verrà? È una donna d'onore, una regina. Ha promesso di radunare le forze. E quanto tempo ci metterà? Fin troppo. No. Non possiamo tardare. Dobbiamo salvare la galassia e Nikki. In un modo o nell'altro arriveremo laggiù e fermeremo il rito. Non possiamo affrontare quella flotta. Pinosetta! Rocket, che stai facendo, amico? Infatti mi stavo chiedendo Dobbiamo dove fosse accedere alla Rocket. Sacrosanct e fermare il rito, giusto? Ma sappiamo che sarebbe un suicidio. Così ho deciso di creare un diversivo da sballo. Le canzoni! Già, l'ho ritoccato per sparare la tua schifosa musica su tutti i canali, mentre la chiesa starà cercando la fonte. Noi a motori spenti superiamo in silenzio la flotta e raggiungiamo la Sacrosanct. Precisi? Sul serio? Va bene. Ma lo riprenderemo non appena vinto. E adesso torna qui! Va bene, troviamo un parcheggio. Guardate quegli idioti. Il diversivo funziona. Perché sei così sorpreso? Torneremo a prendere la mia musica alla fine di tutto. Scusa, Quill, è possibile che lo facciano a pezzi quando lo scopriranno. Assicuriamoci che il sacrificio non sia vano. Evitiamo di chiamarlo così! Tra l'altro, appunto, noi in basso a sinistra vediamo Razzo. Il Walkman di Comunque, perché vi svegliamo? Di Starlo. So che sono là fuori, ma non possono sentirci nello scafo della nave. Sì, ma stai bisbigliando anche tu. Perché non voglio essere io il responsabile nel caso riuscissero a sentirci. Ma non possono. Ok. Ma se potessero sentire. Abbiamo anche il vetro scheggiato qui. Questa è una parte molto scriptata, non c'è molto da fare. Semplicemente sto tenendo premuto avanti per andare avanti. Anche se penso che possa andare da sola, no? In teoria. No. Se mi fermo, rimane ferma. Ok. Ecco, queste parti qui secondo me abbassano un po' la qualità del gioco, perché sono noiosissime. Oh, finalmente! Lady Albender è finalmente qui! Guardiani della galassia, ora basta nascondersi. I signori dei mostri di Seknar panelano impazienti lo scontro. Non ci nascondiamo. Siamo solo fortini. Per poter approdare vivi sulla Sacrosanct laggiù,
Allora, estermineremo il maggior numero possibile mentre voi vi infiltrate. Mangiate, figli miei. È il momento di rompere quei gusci e di banchettare con le loro dolci carni. Sono veri metallari. Va bene, gente, non sprechiamo la carneficina della gentile signora. Schiantiamoci sulla mano! Dobbiamo entrare da quel ponte di atterraggio, ma la strada è ancora lunga. Se le aggiriamo? Rischioso! Quello è andato! Siamo sotto tiro! Non farti beccare, Quill! Ci provo, è un casino! Resisti, bello! Ci siamo quasi! Ma esattamente cosa dovremmo fare? Lo ammetto! Il Bender ha un esercito impressionante! E questa è solo la divisione spaziale! Aspetta di trovarci un Wardos in una di quelle navi! Andiamo a approfittare di questo diversivo! Lo farete! Avete fatto? State per farlo! Giusto! State per... Finalmente hai capito come si pilota questa nave, Quill! È vero! La sua guida non suscita in me il solito terrore primordiale! No, non credo che abbiamo capito come fare questa cosa! Ma dov'è che devo attraccare? Non ho capito. Cioè, non penso che dobbiamo davvero distruggere tutte le navi, no? Almeno credo. Va obiettivo bene, aggiornato. Gente, non sprechiamo la carneficina del... Agire di successo per massacrare la chiesa. Schiantiamoci sulla sacrosanta. Possiamo entrare da quel ponte di atterraggio, ma la strada è ancora lunga. Se le aggiriamo? Rischioso. Siamo sotto tiro! Lo ammetto! E il Bender ha un esercito impressionante! Allora... Dovresti vedere le sue navi all'interno! Lei sì che sa come trattare bene i suoi... Se possiamo distruggere qualcosa lo facciamo, no? Ci ho beccato uno! Se ci passano davanti, voglio dire. E soprattutto le torrette. Finalmente hai capito come si pilota questa nave, Quill! In che senso, finalmente? Ah, ecco l'obiettivo, perfetto, era lì. Navi, mostri, il destino dell'intera galassia a rischio! Basta che ci porti dentro quel colosso tutti interi, Quill! Non farti beccare, Quill! Ci provo, è un casino! Merda, sono parecchie torrette! Dobbiamo superarle, distruggendole o aggirando. Ok, questa parte è più... Non dico difficile, perché non penso sia difficile, ma è più... impostata. Va bene, di quello, gente, che sembrasse. Non sprechiamo la carneficina della gentile signora. Schiantiamoci sulla sacrosanta. Possiamo entrare da quel ponte di atterraggio, ma la strada è ancora lunga. Se le aggiriamo? Rischioso. Dobbiamo approfittare di questo diversivo. La sto spingendo più forte che posso. Siamo sotto tiro. Ok, via. Ne ho beccato uno. Resisti, bello! Ci siamo quasi! Becca! Le torrette dobbiamo tirar giù. Le mie lame non possono niente, Peter Quill! Mi hai tolto le parole di bocca! Questa è una vera battaglia aerea! Colpo a segno! Peso! Regalino! Ok. Groot dice che è meglio non perdere tempo a sparare. Effettivamente, guarda quanto ce ne sono. Ah, sono veloci. Via. Devo ricaricare le munizioni. Ci sarà da divertirsi sulla nave di Riker. Ma quante sono? Ma si rigenerano? Ho preparato le mie bombe migliori. Non capisco. Usa le tue mosse assurde, boh. Quill. Non ho capito qui se si siano rigenerate le torrette oppure se le abbia mancate proprio io, ma mi sembra strano. Mi sembra davvero strano. A questo punto possiamo andare da tutta... Va bene, gente, non sprechiamo la carneficina della gentile signora. Schiantiamoci sulla navi, le eliminiamo così. Possiamo entrare da quel ponte di atterraggio, ma la strada è ancora lunga.
Se ne aggiriamo? Rischioso. Dove stai andando, Quill? Così fuori siamo dalla zona di missione, ok. Ne ho beccato uno! Dobbiamo approfittare di questo diversivo! La sto spingendo più forte che posso! Ehi! Vedete per caso il danno lasciato dalla mia esplosione dell'altra volta? Oh sì, me lo sento! È vero! Oh no, aspetta! Era un'altra linea temporale! Resisti, bello! Ci siamo quasi! Ok, la giriamo! Ho sempre sognato una battaglia come questa qui! Resterà nella storia, questo è certo! Ok, la giriamo in questo modo allora. Dobbiamo superarle, distruggendole o aggirandole? Siamo sotto tiro! Cazzo, si spara? Vabbè, boh, detta, cioè, in due secondi ci hanno distrutto, va bene. Ok, questa parte qua è davvero una merda, posso dirlo. Cioè, boh, devi aggirarlo, la giri e ti distruggono. Vai sparando e ti distruggono. Non sprechiamo la carneficina della gentile signora. Schiantiamoci sulla sacrosa. Possiamo entrare da quel ponte di atterraggio, ma la strada è ancora lunga. Se le aggiriamo? Rischioso. Guarda come sparano. Ne ho beccato uno. Boom! Poi boh, diversivo. Boh. Ci colpiscono comunque. Resisti, bello! Ci siamo quasi! Là eravamo quasi arrivati comunque, facendo questo giro. Il problema è che c'erano comunque colpito una le torrette. Battaglia come questa qui. Ah, le tue visioni si sono rivelate profetiche. Possiamo andare addirittura a piletto, magari? Hai capito come si pilota questa nave, Quill? A piletto non ci sono torrette? Di essere ancora tutta intera. Vediamo. Sparano dal basso, però. Merda, sono parecchie torrette. Dobbiamo superarle, distruggendole o aggirandole? Ah, guarda chi ci sparava. Boh, va bene. Becca. Cioè, arrivano comunque da dietro. Questa è una vera battaglia aerea. Se arrivano comunque qui le navi. Questi vanno distrutte, le torrette ci attaccano, no? O sono solo le torrette che ci attaccano? Groot dice che è meglio non perdere tempo a sparare. Boh. Regalino. Andiamo sotto. Guarda come ci attaccano. A caso poi, cioè non capisci manco da dove. Anelo alla e mo adesso ho perso il bersaglio. Mi sto provando, bestione. Ho perso il punto di arrivo. Questo l'ha sentito. Dov'è il punto di arrivo? Io non lo vedo più sullo schermo. Muoviti, Peter! Ci sarà da divertirsi sulla nave di Riker! Sto facendo più in fretta che posso! Non farti beccare, Quill! Ci provo, è un casino! Ah, ok, bisogna entrare qui. No, perché sei andato così? Vai! La sto spingendo! Vai dentro! Ok. Fatica sta parte. No, che c'erano tutte le torrette intorno al perimetro, non l'avevo manco visto, intorno al perimetro dove dovevamo entrare. Per la controllare? Sì! A volte sì! Ah, perfetto, la guida Mantis. Aspetta, forse dovresti... Alle armi, nemici in avvicinamento! Ok, i combattimenti a piedi sono decisamente più divertenti. Mega abilità sbloccata, dono della flora. Avendo imparato ad attingere dalla propria essenza vitale per rianimare Fin Fang Foom, Groot può fare lo stesso con i guardiani neutralizzati. Se questa abilità è disponibile quando muori, Groot ti rianima automaticamente. Okay, ottimo, vai! Sì, il tracciante segnala chiappe d'oro. Quindi ora abbiamo praticamente la... una vita in più. E tra l'altro c'è anche l'obiettivo che dice di usare... Arrivo di Lady Elvender, è stato spettacolare! Che dice di usare questa abilità per rianimare tipo 10 guardiani, mi sembra. Quindi io quasi quasi mi farei ammazzare per usare la sua abilità. Vai, vai, colpiscimi. In alcune culture questa è considerata ospitalità. Sì, Groot, credo proprio che sappiano perché siamo qui. L'hai sentito? Colpiamoli finché non crollano. Verso di loro, bello! Possibile da colpire quello là. L'hangar è spalancato! Possono attaccare da ogni parte! Sicuri? Da ogni parte. Ok, Groot, voglio Rocket e tutto il tuo bello.
Easy proprio. È l'occasione perfetta per me. Le conviene non attaccare la nostra nave. La strega insetto sembrava proprio agio con i comandi. Ok, vista la difficoltà probabilmente l'essere rianimati da Groot come obiettivo non lo faremo mai se non volontariamente. L'elite inquietante? Sono sempre loro, no? Unificatore. Beh, Gamora, è tutto tuo. Sarà il nostro ultimo epico assalto alla chiesa! Se non hanno un altro piano di riserva! Eliminate quello volante! Sta curando gli altri! Si fa. Non è giusto! L'essere volante non deve curare i suoi! Attenzione! Tiriamo via i cecchini. Ok, sto per morire, buono. L'arrivo di Lady Elvender è stato spettacolare. Dai, dai, ammazzami, ammazzami. Così mi rilano tutto. Forza, colpisci. Quindi se ne va in giro. Bravo. Mo Groot ci danno, vero? Sì. Dello sciamano. Grazie, ottimo. Drax è tutto tuo. Gamora è tutto tuo. Ok, crepa. Via. Rocchettino morto. L'ospitalità lascia desiderare da queste parti. Posso rianimarlo con Groot? Ce l'hai ancora o no? Non ce l'hai. Arrivo di Lady Elvender, okay. È stato spettacolare. Se Fum non avesse spranato le mie canzoni. Sì, restando qui faremo una brutta fine. È l'ascensore. Vamos. Come sappiamo che non sono riusciti a convertire Warlock? Spiegherebbe convertire perché Warlock. L'hanno catturato invece di ucciderlo. È pieno di bastardi del credo in questo posto. Ci ha massacrato quando era triste e depresso. Immaginate la versione della promessa. Sarà confuso anche lui. Se la strega insetto non fosse intervenuta vi avrei strappato la testa. A partire da quella del roditore, perché è quello con maggior potenza di fuoco. Drax, queste cose è meglio non dirle ad alta voce. Prendo atto. Meglio non svelare le strategie. Mantis, non girare! Perché sta girando? Non preoccupatevi di come volo, pensate a sparare. Presto incontrerete altra gente. Sono già qui, Mantis! Salutatemi! La Madonna Celestiale manda i suoi omaggi. Drax, distruggi! Occhio! Crepa. Secondo voi ci diranno dov'è Warlock? Non serve! Ci basta il tracciante! Battono tutti senza paura, si sono abbandonati. Questa abilità di Gamora è fortissima. E ce ne sono milioni da dove arriva. Speriamo che Mantis e Lady Elvender li tengano occupati all'esterno. Ehi, possiamo passare di qua? La porta è andata. Cacchio.
Dobbiamo andare di là. Prova a sovraccaricarla. Ah, di nuovo? Ok. No, prima devo probabilmente toglierlo col vento, quello. No, il vento. Ok. Sì, e lo sento anch'io. Ce l'hanno ancora con noi? Ok, ok. Altri nemici? Scusate se l'altra volta abbiamo fatto un casino. Yeah. Così tante uniformi in così poco tempo. Sul serio? C'è un santo ufficiale della chiesa. Questo fanatico gonfio di fede è andato. Parlano solo il linguaggio della violenza. Lo vedo confuso. È ora di abbatterlo. È la nostra occasione. Squarciali, Gamora. Oh, figa Mora. Sì, un pochettino buggata l'animazione, ma dettagli. Un po' glitchata, eh. È vero, hanno iniziato loro. Sono in tanti e nessuno fa le pulizie. Andiamo, andiamo. Qui? Devo sovraccaricare di nuovo. Senti, gli piace proprio ripetere le cose all'infinito. Ecco che arriva la squadra delle pulizie. A questi della Scorenic. Scarico da quella parte. Dubito che questi siano qui per le pulizie. No, aspetta, voglio fare questa cosa con Rocket, okay, poi Gamora e Groot. Se non si è schiacciata con la Milano. È un pilota tutto forte, sai? Chissà come hanno fatto a fare così tante uniformi in così poco tempo. Forse hanno un armadio gigante da qualche parte. Chissà che scompiglio sta causando le diapendere all'esterno. Ormai avrà già distrutto metà dell'esercito, grazie. A mani nude, tra l'altro. Se vinciamo, tutto il bottino resta a noi, giusto? Ok, crepa. Se vinciamo, allora andiamo in vacanza. L'hai detto, Ciccio. Ti lanciano contro tutte le risorse disponibili. E noi le evitiamo. Ah, eccoci. Il passaggio è di qua. Forza! Carcoso? Cosa indica la luce arancione aggressiva tra i comandi? Quale? Quella coperta dal nostro adesivo. Ora gialla. Arancione. Gialla. Tu ignora la Mantis. Hai coperto le luci dall'arte. Ti distraggono. Hai perso il diritto al nastro adesivo. Ma è Dio! Va bene. I ricordi legati a questo posto mi turbano. Groot chiede se ricomincerai di nuovo a essere tutto strano. No, grazie a voi ho sconfitto le bugie del Magus e sono diventato immune al fascino della promessa. Cosa bisogna fare esattamente qui? Vento? E qui è aperto. Spero che Warlock riesca a liberarsi e che ci risparmi un po' di fatica. Non siamo venuti qui per lasciarci rubare la preda da un disadattato magico. Non può farlo. Strano, eh? Stessa cosa di prima. Ah, è davvero la strada più sicura? No, razzo! Ma la priorità ora non è la sicurezza! Quill, scommetto che puoi sollevare gli altri pannelli! Ovviamente sì. Visto? Lo dicevo! Bella pensata! Dite che l'avranno acceso solo per rallentarci? Mannati sacchi di melma! Se sto qua tanto non mi puoi buttare indietro, no? Tanto non perdo vita. Quei materiali li lascio di tanto, sono già full come materiali. Ok. E qui poi si deve salire. Eh?
Non lasciamo che il vento ci scoraggi! Però ci prova! Reagisci, roditore! Che cosa ci fai, la ridotta? Analisi tattica, più o meno. Collezionabile, dai. Scommetto ci sarà un collezionabile qui da qualche parte, no? Davvero non c'è nulla? Fai tutta questa cosa per niente? Boh. Strano. Ah no, guardalo là. E devo andare dall'altra parte. Mettetemi davanti a me. Dai. Metti con questo vento, quanto è fastidiosa sta cosa. Ok. Team Lord. Che brutto. All'improvviso mi sento di nuovo su Sekhmet. Sì, sì. Perlomeno non piove. Non dirlo. Perfetto. Ed ora se dobbiamo semplicemente andare di lì. Appena finisce il vento. Ok, vamos. What? Ah, che questi sono alleati. Buono. Sì, avanti ragazzi. Cacchio. Fantastico. E quindi? Nal, a dove sei? Ah, trovato! Il lingotto è di qua, forza! Non sono Groot. Sì, usciamo nello spazio aperto, non abbiamo alternative. Ho pronta una teoria. Già, gravità artificiale. Ma una nave così agevolerebbe le riparazioni. Oh, è una ficata assurda! Un attimo! Va bene, via, via, via. Visto? Niente di che. Ok. Sì, altro combattimento. Il segnale arriva da qualche parte dentro quella roccia enorme. Sì, quel rottame continua ad attaccare i nostri mostri. Nemici in vista, Peter Quill! Venite! Fatevi sotto! Spacca il grass! Quanto tempo ci resta? Mi resta il tempo che ci resta! Beh, non fa una piega. Restiamo! Siamo bene! Sembra più il dito del grilletto a forza di sparare! Grazie, Gamora. Grut. Grazie. Rischio di folgorazione, se possibile. E Rocket, vai. Rocket, la sicura. Tutta colpa del tavolino sarà stato dei Nova Corps, ve lo dico io. Siamo ancora molto lontani dall'altare della chiesa. Magari c'è una scorciatoia. Ok, così quasi mi farei ammazzare. Vai, ammazzatemi. Attiviamo ancora l'abilità di Groot. Vai. Bravo. Ottimo. Sono meglio, grazie. Spilettali! Il bersaglio richiede precisione. Vale anche per me. Facciamolo. Ok, crepa. Ehi, l'intera galassia voleva partecipare alla festa. È chiaramente un'esagerazione. E loro elettricità? Quelle linee di fatto! Root, vai! Sax, lancia! Quel nuova corsa era completamente magico! Colpito! Colpite! Fatto! Attenti! Vogliono metterci in trappola! Crepa! Occhio! Bel colpo, Drax! Hai tolto lo scudo? L'ha sentito! Questo lo senti? Vai ragazzo! Spero abbiamo superato la turbina! In
pensare al successo di vostra capacità di comando, Peter Quill. Così imparate, doppio fuochisti. Rocket, hai appena inventato quella parola o ha un significato? Vuol dire che non voglio essere sotto tiro. Rocket, puoi sbloccare quella porta? Sì, sì, lasciate che faccia io. Attenzione! Non è servito a niente. Il pannello è andato, ma ho un'idea. Reggetevi. Levati di torno. È così che si fa. Ottimo lavoro. Non osare chiamarmi così. Attenti, andiamo a compagnia. L'altro è un avatar, se fuori dai giochi. Spero che l'unimente abbia una buona assicurazione. Una battaglia soddisfacente. Bravo, Drax. Eccoci. Passaggio di qua. Forza. Va bene, continuiamo a muoverci. Attento. Porco razzo. Immagino che andrà nel Valhalla dei mostri. È stata una nobile morte. Atis, come vanno le cose? Muoiono in tanti. È sempre difficile assistere. Le belve sono coraggiose. Esistete, ok? Stiamo facendo progressi. Anche voi siete coraggiosi. Nico, combattere sullo scafo di una nave è qualcosa di epico. Fino a quando ci sarà gravità? Ok. Ok, bravo. Questi soldati non finiscono più. È tardi. Non ho niente di poter combattere al vostro fianco. Non c'è posto migliore. Purtroppo questo è, cioè, ultimamente questo gioco è troppo ripetitivo, davvero. Vuole decisamente sapere chi pianterà tutti quei corpi se non c'è la terra. Non capisco cosa a livello di gameplay. Ormai abbiamo sfruttato tutte le abilità. Va bene, pensiamo a come passare da qui. Abbiamo fretta, a quanto pare. Prova con i blaster, Peter. Andiamo avanti, forza. Peter Quill, temo che non riuscirò a colpire tua figlia se fosse perduta. Certo che non lo permetterai, brutto tronco, ma se non ci lasciassi altra scelta. Non vorrei sembrare insensibile, ma c'è qualcosa di molto strano in quella ragazza. E i giochetti con Raker non hanno migliorato le cose. Una cosa alla volta. Finché non raggiungiamo Warlock, il resto non conta. Secondo voi cosa c'è là sotto? No. Sempre meglio che stare allo scoperto. Ragazzi, potete ancora arrendervi? Ma non lo farete! Noi non vorrò! Posate il blaster e finiamola qui, ok? È il suo momento! No, è andato sull'altro! Non difende gli altri! Specchi di reduci! Quella specie di labirinto! No, grazie! Preferisco stare qua! Quella testa di legno diffonde raggi solari maligni! Arrassandoci subito di lui, renderemo tutto più facile! Ok, via! Non lasceremo che una cosa del genere si ripeta! No! Non per niente siamo i guardiani! È come se non sentisse il dolore! Attenti! La sua forza si cresce! Facciamoli a pezzi! Vai, albero! Il mio immenso potere sprecato! Ultime notizie! Qui dentro è uno schifo! Dobbiamo tornare all'esterno! La testa di legno bomba il compagno! Crepa. Baker doveva sapere che l'avremmo inseguito, no? Non gliene frega un razzo! Quello è un ego più grande di questa nave! Guardate, si sono arresi. Siamo stati convincenti. E li abbiamo si sono affrontati arresi, senza sono pietà. Morti. Mi aspetto quasi che un mostro entri sfondando il muro.
Sarebbe un grosso problema. Vogliamo continuare a muoverci? Vorrei uscire da questo posto. Mi sto perdendo la battaglia. In realtà vuoi goderti lo spettacolo di Lady Hellbender e di Fing Fang Foom. Dite che Foom ce l'ha con noi. L'abbiamo sconfitto nella sua tana. Ammetterà per sempre la nostra superiorità. Già, ora è l'animaletto di Lady Hellbender e lei ce l'ha a morte con noi. Questo è vero. Ok, bella questa zona. Però ripeto, è un po' ripetitivo. Questi cosi sono dei fottutissimi Terminator. No, saremo noi a terminarli. Vorrei analizzarli, grazie. Ok, l'inquisitore è forte. Gamora, vai. Aspettali, Gamora. Drax pure. Ok, fuori uno. L'idea di dominare il diabolico dispositivo mi delizia! Ruth, guarda te! È uno di quegli affari per due o più persone! Ma gli effetti, Logan! Svitali! Non farà troppo male, promesso! Farà un piacere! Ottimo! Ah! La bestia meccanica è a corto di armi! Sento come se avessi sparato un robottone per ore! Ok, crepa. Ah, anche se fanno scintille fanno pena. Sì, beh, mi piace guardarli bruciare. Andiamo. Devo farti i complimenti, dai. Peter. Sul serio? Il tuo piano assurdo sta funzionando. Non credevo che Lady Hellbender sarebbe venuta. Io non ero sicuro che avremmo trovato Fumo o che lo avremmo sconfitto. Ah, tutti insieme, non ero solo. Sei stato tu a metterci tutti insieme. E a farci amalgamare. Sfidando anche avanti è pericoloso. Rocket, dimmi che siamo quasi arrivati. Rispetto all'ultima volta che l'hai chiesto, siamo avanzati. Franz, non è colpa mia, io seguo solo il tracciante. Lancia la braccia! Le difese del guardiano sono cadute. Alla caccia! Vieni qui! Fatti colpire, cavolo! Lancia, lancia! Ho fatto a pezzi il Nova Corps pazzo! I rinnegati non sanno retti! Restituiteci la figlia di Peter Quill! Restituire? Ma non è il capo! Spaccali, Drax! Il centurione è rapido! È fluttuante! Spostati! Legali! Ottimo! Guardate dove andate! Qui si rischia seriamente di cadere! Oh, ma prendi il pletta! Il cavo non la prendeva. Non so che non faccio esplodere qualcosa. È la tua occasione, Gamora. Prometti di startene buono a terra, soldato. Spero che l'unimente abbia una buona assicurazione. Ho fatto fuori uno spirro strambo. I rinnegati non danno re. Ok. Pronto a distruggere tutto! Ci serve un po' di tregua, Groot! Allora, vai, Gamora, è tuo. È un piccolo cieco! Poi, difficile, Gamora è nuovo tuo. Tutti questi sgherri in giro! Drax, stordisce, anzi, distruggilo proprio. E anche tu, Rocket, vai. Prima che si rialzi, guardate! Tubissato di danni, proprio. Disintegrato. Suppongo che questo sia tuo, Star-Lord. Un po' più lento quel quick time event, mi raccomando.
Bella questa screen. Bello questo frame. Pensi di cavartela? Sì. È stato davvero... Metal? Sì. Sono contento per la tua musica, Quill. Ma se sei stato tu a spararla nello spazio? Ehi, ha funzionato, giusto? È tutto ok? Ho sofferto mentalmente. Tiralo giù, Gamora. Qui ci penso io. Un altro buco. Benissimo. Tu adori buchi. Un altro combattimento. Madonna, ragazzi. Odio questi cosi. Non so neanche se è tutto robot. Chi vorresti dire? Funziona con la forza del credo, no? Che viene dalle persone. Usa le bombe intelligenti! Fammi brillare la gente! Può avere un attimo di respiro qui! No! Vogliono che smettiamo di respirare del tutto! Andiamo, andiamo, gigante! Fai cassare bene i colpi! Gamora! Ce l'hai fatta! Qui! Fatto, compagni! Una manovra! Quasi quasi ti inizio di lascerei colpire, sperando che anche i guardiani vadano a terra per farci rianimare da gruppo. Vai, lascio che magari anche qualche guardiano vada a terra. Rocket è buono, Rocket è andato. No, Rocket è stato, sì, Rocket è andato. Forza, forza, dai, ammazzatene qualcun altro, basta che non ammazzate Groot, poi è tutto a posto. Magari tirate più Drax, no? Ok, anche Drax dovrebbe essere andato. Ok, vai Groot, resuscita. Ottimo. Grazie Groot. È una mia impressione. A questo punto disintegriamo tutti. Gamora? Vai tenere a guardia un casatiano! Ti frego! Quel fanatico se l'è proprio cercata! Bellosi non concepiscono l'idea di... Appena avvicina! Sono! Ah! La bestia meccanica è a corto di armi! Gli stiamo a malapena grattando via la vernice! Sì, sì, come no. Stiamo disintegrando sto tipo. Affrontami! Cercano di rallentarci! Dobbiamo tornare là fuori! Dobbiamo massacrarli con efficienza! Bravo, dillo Drax. Primo puntista folle fuori dai piedi! Tu parlano solo il linguaggio della violenza! Drax, lancia! Proiezioni gratuite! Credi che al suo interno ci sia della gente? Non sarebbe una cosa tanto assurda. In ogni caso è inquietante. Forza, per arrivare a Warlock dobbiamo tornare di sopra. Se siamo vivi, chiediamo a Lady Elbender di unirsi a noi. Vabbè, anche se non ci saranno più materiali, se li mettono qui di fianco, tipo li tre quill. Una volta e mezzo, al massimo. La sola corazza deve pesare 6 quill. Sapete una cosa? Mettiamolo ai voti. Invitiamo Lady Tutina? No? Sì. No. Peter Quill, Groot, votate? Ehi, stai scherzando. È pazzesca. Perfida, ma pazzesca. Per Groot è no. Quindi abbiamo 3 no e 2 risposte sbagliate. Vince il no. Una votazione onesta. Bene. Va bene. Attenti! Oh! Sì! Bella mossa, Lady Elbender! Questo non me l'aspettavo. Ah, la fortuna ci assiste. Non siamo stati risucchiati nel vuoto. Sempre che Raker non disattivi la gravità. Vediamo che sia troppo preso dal rito per pensarci.
Siamo davvero sicuri che Warlock sia dalla parte opposta? Sì, per arrivare a destinazione dobbiamo continuare ad avanzare. Abbiamo uno scopo, non moriremo qui. Ma se accadesse, ammireremo un Tat. Mi correggo, io ammirerò un Tat. Voi altri ammirerete i paradisi pagani in cui credete. E adesso dove vai? L'ho visto un collezionabile, quindi ci vado. Voglio seguire il mio istinto per una cosa. Forse Lady Elbender parteciperà allo scontro finale con il Magus. Sospetto che abbia già le mani occupate. Sono mani molto grandi e molto forti. E adesso dove razzo va? Si chiama ricognizione! Peccato che Lady Elbender non avesse un esercito simile per aiutarci nella guerra galattica. Stava lavorando alla sua leggenda, ma è un bene che sia con noi ora. Sì, cerchiamo di non infastidirla. Evviva, ci siamo quasi. Ok, dai, siamo arrivati alla fine, forse? Forse? No, credo ci sia un altro combattimento. Razzo, state giù! Siamo vicini, ma le rocce sono oltre tutti quei bastardi. Sbarazziamoci di quel trasporto, o continueranno a piovere all'infinito allora. Merdine. Lo spero, perché violerò le torrette e qualcuno dovrà coprirmi le chiappe. Ok, distraetevi mentre il piccoletto fa la sua magia. Ehi, bastardi! Venite a morire! Dai, vediamo quanto valete! Diavolo, il robot gigante fa incassare bene i colpi! Questo è sotto! Dobbiamo andarci dentro! Devo giusto liberare Drax, magari. Liberato? Non si lascia piegare, insopportabile! Ancora! Andate tutti i soldati che avete! Non cancella niente! In fila indiana, per favore! Vai di male, Kamala! Scoprirete perché mi chiamo del distruttore! E non solo! Il mutilatore, lo smutelatore, lo scombussolatore! Come lo vedrete con il distruttore! Mi sembra come se avessi sparato un robottone per ore! Quel coso è tosto! Dobbiamo darci dentro! Afferra e tira, Groot! Crepa! Ottimo! Dovremmo morire ora. È fatto, compagni! Una manovra intera e gas! Sì! Assaggiate qui! Veramente è come una di quelle automobili dei pagliacci e contiene un numero infinito. Sono mettere in difficoltà. Lancia verso di loro, Drax. Quindi, anche me lo c'è, Rocket. Meno le emorroidi, ci sto lavorando. Questo qui, lascia che li distrugga. Ok, facciamoci ammazzare, che così almeno Groot ci rianima insieme a Gamora. Ah, ma Groot non può, aspetta, non un attimo. Anche l'immenso droide non va sottovalutato! È uno di quegli affari per due o più per... Il bastardo ha reagito secondo i piani! È la nostra scacchiere! Allora! Andate tutti i soldati che avete! Non cambierà niente! Indiana, per favore! Sono finito! Ehi, quei! Fai cassare bene! Che impressione, sta per cedere! Dai. Ok, ce la posso fare! Se va giù anche Drax, sì, attivo Groot. Non farmi spaventare, Rocket! Ehi! Attenzione, se vi aiuto, qui! Drax! Vedete, prego! Ok, dai, è giunto il momento di attivare. Non posso! L'ha preso, merda. Occhio! Mi sento come se avessi sparato un robottone per ore. Quel coso è tosto! Dobbiamo darci dentro!
servirebbe la mano di Groot qui. No, non cadere. Che stai per usare i loro mega cannoni contro di loro. E mi deve un po' di supporto a terra. Oh, finalmente. Liberato Groot, vai, rianima tutti Groot. Aiutaci! E io penso potere spreca. Ed ora legalo. Gamora, fai un po' di danni. Colpiamo quello grosso con rinnovata forza. E Drax. Drax tira lì tutti. Ah, non li toglie lo scudo però, mannata. Togliamo lo scudo a quelli elettrici. E poi pensiamo a quello di ghiaccio. Ok. E poi andiamo così. Volete davvero sfidare colui che ha ucciso Thanos? Occhi aperti! Aia, che botta. Cavolo, il robot gigante sa incassare bene i colpi! Ragazzi, la mia ci sono! Crepa! Aia! Quanto ci sta mettendo Rocket a... che dare le torrette. Ancora! Andate tutti i soldati che avete! Non vi ho bisogno! Almeno ancora i pantaloni per ora! Dai, crepa! Fate un bel sorriso! Sì! Prende? Non lo sta colpendo? Che cazzo? Ancora! Andate tutti i soldati che avete! Non capirete! Crepa, va! Ecco un bel botto! Ok. L'ultimo trasporto è andato! Bella! Sì, grande! Spero che qualcuno l'abbia registrato! Sapete, i libri di storia. Ma certo, io registro sempre tutto. E da quando? Da sempre, documento tutto in stallo chip a chiunque. Non sai quando potrebbe servirti un po' di persuasione. Non capisco se scherzi o se sei serio. Beh, la paranoia ti fa bene. Una volta nella roccia, è probabile che ci scontreremo ancora col grande unificatore. Lo faremo a brandelli! Ho preso solo un braccio. Muoio dalla voglia di finire la collezione. Aspettate, c'è qualcosa di strano. Cos'è stato? Occhio! Via, via! Braccio! Siamo arrivati al finale, eh? Guardi! Stiamo al mondo, prega! Di nuovo! Ci stiamo spiaccicando! Non questa volta, no? Ho sempre il piede sullo spigolo. Aspetta, cosa? Razzo! Razzo, razzo, razzo! Cosa? Non si vede niente. Dagli un minuto, è appena volato nello spazio. Ok, ora si vede anche senza Groot. Mettetevi in posizione! Che posizione? Quella giusta! Non mi piace per niente! Ah, ah, esilarante!
Ma certo che lo trovi divertente! Attenzione ai detriti! Per fortuna, ho la pelle resistente! I pantaloni sono nuovi! I pantaloni sono da sfigati! Speriamo di non cadere nel nulla! Cadere nel burrone, non cadere nel burrone! Ammirate la mia velocità! Ok, fatto. Sì, è così! Wow, trova qui il segnale del tracciante è più forte. Ci stiamo avvicinando. Credo che Raker ci renderà la vita difficile. Figurati. Siamo qui per Adam Warlock. Portatelo da noi e vi risparmieremo. Non ti ascoltano. Come sappiamo che il compimento non è cominciato? Credo che il Magus voglia mangiarsi le nostre anime. Probabilmente ce ne accorgeremo. Sto liquidando questi pazzi fanatici! Una bella purificazione al plasma, ecco cosa serve qui! Con i fanatici dentro! Vili tattiche! Preferisco affrontare i miei nemici! E non fermiamo il Magus questa volta, è la fine! E la faremo e come! Il Magus è bello che è morto! Sono, mi serve solo l'occasione! Ehi, qui! Vuoi un po' di fuochi d'artificio? Aiuto, ok. I nostri avversari non dimostrano timore! Altri soldati, Peter Quill. Cercherai di ragionare anche con loro? Funzionerà. Mettiamoli a nanna! Pronto a distruggere tutto! Vai, Drax! Sono tutti tuoi. Abbiamo iniziato per il compimento. È cambiato qualcosa? Io vedo solo un branco di stiroccati. Non ci fermiamo, il segnale viene dalla profondità delle miniere. Le miniere di Gimli? Le miniere di Moria? Ho appena avuto un'idea pazzesca per distrarre Raker. Eccoci, risiamo. Drax, puoi fingere di avere un infarto? No. È difficile credere che la chiesa sia nata da dei minatori. Potevano continuare a scavare. Sciocchi! Il Magus divorerà le vostre anime! È inutile! Non ti ascoltano! È l'ultima opportunità per sconfiggere il Magus! Ora o mai più! Il Magus si pentirà dei suoi errori! Quel colpo non gli ha confuso solo il cervello! Questi fanatici non meritano altro! Ok. El Bender potrebbe rinchiuderci qui dentro. Quel Karnak con una freccia. Non rischierebbe. È ancora qualcuno che scava qua giù. Ammazzarci. È un peccato non prendersi un po' di questa roba. Caduta la chiesa, nessuno comprerà quella roba. Pericolosa. Non capisco come danneggiarlo. Basta far così. Disintegriamolo. Come sappiamo che il compimento non è cominciato? Io vedo solo un branco di sciroccati, pronti a morire! Svegliatevi! Vi hanno ingannati! Non puoi convincerli a parole, Drax! Mi sento come se avessi sparato a un robottone per ore! È tanto venerabile quanto immenso! Dobbiamo distruggerlo! Afferra e tira, Groot! Il colpo al plasma gli fa un sacco di danno, tantissimo. Serve un po' di tregua, Groot! È l'occasione perfetta per me! Senza la donna insetto tutto sarebbe perduto! È libera di continuare a salvarci le chiappe! E adesso, Peter Quill! A ammazzare suo tipo. Dai, ho dei giocattoli. La legge dell'acquisizione nello spazio. Se ti attaccano senza motivo, puoi reclamare il bottino della battaglia. Noi gli abbiamo dato. Hanno iniziato loro diverse volte.
Ok, Rocket ha ancora tutto tuo. Ah, ho chiamato la donata per sbaglio, va bene, tagli. Sì, godiamoci questo momento, amici. Presto avremo la vittoria. Scriveranno i nostri nomi nei libri di storia e non saranno storpiati in nessun modo. Allora, è presto per festeggiare, dobbiamo concentrarci. Ascoltate, so che viene voglia di festeggiare quando ci si sente così vicini alla vittoria. Ma se ci convinciamo troppo presto di aver già vinto, questi bastardi ci faranno secchi. Quindi restiamo concentrati e facciamogli vedere di che pasta siamo fatti. Chi è con me? Spirate, demoni! Ottimo. Liberalo! Gamora! Siamo sicuri che stiamo andando verso Warlock? Non fida nel tracciaretro di Warlock! Sciocchi! Il Magus divorerà le vostre anime! Sì, non sarà mica così facile, Drax! Quello grosso sta per cedere! Perfetto, l'ho disintegrato. Ottima idea, bello. Bonus ai danni più 3000 mosse speciali. Tutto nella stiva. Possiamo venderli al mercato nero, una ricompensa per il lavoro. Io sono d'accordo. Beh, non è il caso di saltare. È un lavoro per Peter. Davvero? Peter Quill possiede le armi magiche. Sì, effettivamente è sempre la stessa cosa, cioè non è che ci sia molto da fare qui. Rocket, sicuro che Warlock sia qui? Se non si è tolto il tracciante, sì. Siamo ispettori per la sicurezza. Favorite i documenti e ne valuteremo l'autenticità. Grazie, mi accelera rapido, tipo controllo di sicurezza. Va, ok. Bam! Non avete superato il controllo. Sono morti, Drax. Corretto. Sai cosa devi fare, Quill? È difficile credere che sia iniziato tutto da qualche minatore malato. Un banco di lavoro non ci interessa. Questo banco da lavoro è messo male, ma è così che nascono le mie creazioni. Abbiamo già tutti i potenziamenti disponibili. Ma che... Ehi, guardate, il canale di Adam Warlock prende anche qua giù. A proposito di Chioma d'Oro, dovrebbe essere oltre l'esercito di enormi robot assassini. Mi prendi in giro? Il passaggio è bloccato da uno scudo del Credo. Possiamo disconnetterlo come su Nowhere? Beh, proviamo. L'aggressione della Chiesa Universale della Verità non può essere tollerata. Sono autorizzate. Autorizzate. La resa non è neppure contemplata. Porco razzo, sono tornati. Certo che sì. Dacci dentro, Unimente! Oh, è convinto Unimente a tornare a combattere per salvare la galassia. È imperativo che abbandoniate questa nave. Prima del nostro attacco. Ehi, vacci piano, Adam Warlock si trova a bordo. Esatto. Adam Warlock è morto durante la guerra galattica. È qui, ed è vivo. È ancora vivo, giusto? La Chiesa ha rapito il Dio Dorato. Noi vogliamo liberarlo. Sei stato tu a dire che Adam Warlock è l'unico che può fermare tutto questo. Molto bene. Noi centreremo nel ridurre le forze di supporto. Per ora, agite in fretta. Guardiani. Siamo a una specie di punto morto, direi. Venite avanti. Così da poter ammirare la potenza distruttiva dei Nova Force. Sì! Cacchio, sì! Ottimo! Se non l'avessimo convinta, sarebbe durata forse addirittura di più questa parte. Unimente è una potente incantatrice. Che soddisfazione vederli friggere tutti!
Hanno sicuramente avvisato Raker! Starà cercando di accelerare il compimento! Addio e grazie per tutto il... Com'era? Felice che sia morto! Ma tu resti un idiota! Mi sento come se avessi sparato un robottone per ore! Perfetto, dai! Sarebbe potuta intervenire molto tempo fa! Easy. Ottimo, guarda. Ricordatevi di non stuzzicare più di Nova Corps. Grazie all'intervento dell'Unimente abbiamo saltato probabilmente un combattimento lunghissimo. Laggiù, Warlock. Aspettate, stiamo per piombare addosso a Chiappe d'Oro. Tenetevi stretti, intesi? Al drone, non alle chiappe. Grande unificatore. Cacchio. Tutti a terra! Finalmente affronti l'afflitto? Per colpevolizzarlo a causa della caduta? Chiudi il becco una buona volta. Ce l'ho sotto tiro. No! Non possiamo rischiare uno scontro. Ti sei presentato alla vigilia della nostra ascensione? Per cosa? Per privarci ancora di tutto? Io? Cosa mai avrei preso? La mia fede! E non solo. Hai abbandonato il gregge. La chiesa che mi avevi aiutato a creare. Ci hai spinto a credere che Dio fosse morto e con lui la speranza di riabbracciare i caduti. Pensavo mi che... Mi hai promesso mio figlio! Ho promesso una collaborazione. Tu auspichi asservimento. Spesso ho sbagliato, ma... La mania... È un tuo problema. Basta! Ora basta! Il tramite divino ti attende. Non sei altro che un involucro. Un'ombra sbiadita. Ma anche tu proverai la luce. Ascoltami! Arresta l'orrore! Raker! Guardiani! Sciogliete i miei vincoli. Proprio ora Raker prepara il rito di restaurazione. Rocket, lo puoi liberare? Se proprio devo. Fammi indovinare. Raker ha un potere più dannoso di quanto avevamo previsto? Rivangare i pensieri passati non è una cosa appropriata, progenie di Thanos. La fede febbricitante fluirà nella figlia di Raker e fornirà linfa alla ferocia. Questo non succederà, perché lo impediremo tutti insieme. Giusto? Giusto. Ok, andiamo, ragazzi. Venite, chi ha tempo non aspetti tempo. Vabbè, classico. Posso sempre rinchiuderlo di nuovo. Stesso rapporto che c'è tra Peter Quill e Thor nei film del Marvel Cinematic Universe. Se il Magus otterrà una forma fisica, la sua fame continua, consumerà il creato. Se tu non lo divori per primo. Una semplificazione squisita. Epuriamo l'entità che attanaglia la ragazza. Ma che cosa succederà a Nikki? Se la luce è lasciata, si sentirà smarrita. Sembrerà un sogno scartato. Un bel sogno, finché non cambia. È la verità. La volontà cede sotto la voce, sino a che i sussurri non siano strepiti, in cerca di controllo completo. Tu non la conosci. La ragazza è forte. Quill, c'è la fine del mondo, ricordi? Presto, via! Vabbè, ma quanto è forte sto tipo, scusatemi. Gioite! Siete arrivati in tempo per il miracolo! Grande unificatore, voi potete dunque costringerli a testimoniare? Certamente. Yeah.
scapperò. Mia signora, affrontate il vostro dolore, mantenete la promessa. Sei un mostro. Capitolo 15. Ha bisogno di... Ce l'hai quasi fatta. Concentrati su di me. Papà. Forza, andiamo. Non c'è più tempo. Dobbiamo preparare tutto. Presto la mamma sarà a casa. Andiamo. Ok, stessa visione che abbiamo avuto l'altra volta quando siamo entrati nella mente di Nicky, se non sbaglio, no? Per trovare Corel, però. Mentre qui immagino che dovremo liberare proprio Nicky. Ok, e dopo aver completato il capitolo, appunto, 14, questo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!